La nostra preoccupazione è proprio legata alla ricetta magica che è stata pensata nel PNRR come risposta ai problemi del sistema sanitario nazionale e anche alle questioni emergenziali del Covid. Una ricetta magica perché sembra che il farmaco, diciamo così, risolutivo, si chiami Casa delle Comunità. Casa delle comunità, che dovrebbe essere quindi lo strumento attraverso il quale si dà una risposta di medicina di prossimità, di assistenza, di intervento nelle emergenze, di vicinanza ai bisogni delle persone, la ricetta. Anche qui, io sono partita dal confronto democratico perché non è una sciocchezza. Il governo certo che ha il dovere di redigere degli atti e poi di proporli in Parlamento, anche perché quegli atti spesso nascono all'interno della sapienza di tecnici che sono in un ministero, ma che non esattamente conoscono invece la vita reale dei servizi e degli ospedali, oppure dei medici di medicina generale, oppure delle questioni che riguardano le persone. E tanti errori abbiamo visto commettersi. Ma questo è anche normale, perché i nostri padri costituenti hanno immaginato che l'emanazione e l'approvazione di una legge si compie nel dialogo che c'è tra le forze di maggioranza e di opposizione all'interno del Parlamento e con i rappresentanti del governo a cui appartiene il potere esecutivo. Se noi rompiamo e spazziamo via tutto questo, quello che facciamo è creare dei provvedimenti e delle leggi che poggiano su degli stecchini, non su dei pilastri. E il PNRR ha avuto questo problema. Noi abbiamo letto il PNRR 45 minuti prima di votarlo in aula. E il PNRR non aveva, e se ne siamo ancora convinti, certo, quando ce l'hanno dato in 45 minuti non avevamo la consapevolezza se ci fossero aspetti avveniristici e sostanziali piuttosto che corbellerie, perché nessuno in 45 minuti può leggere 300 pagine. Io credo nell'intelligenza degli uomini e delle donne e che uno non è uguale a uno, ma anche la persona più intelligente e sapiente in 45 minuti non può leggere 300 pagine, perché non credo neanche ai geni. Quindi in quel momento la nostra esternazione ovviamente è stata di attacco e di accusa rispetto alle modalità di contrazione e di negazione dell'assetto democratico. Poi quando invece abbiamo avuto tempo, perché noi studiamo, e quindi l'onorevole Gemmato, il senatore Zaffini, la nostra anche responsabile nazionale del Dipartimento Professioni, la dottoressa Schifone, abbiamo letto quelle 300 pagine una a una, beh, abbiamo scoperto che certamente non è stato scritto da geni. Perché inserire come risoluzione case di comunità con uno stanziamento di 2 miliardi senza prevedere neanche la definizione e lasciare nel mare magno dell'ambiguità non è la soluzione. Se entriamo nel merito oggi, a mesi di distanza, sappiamo che le case di comunità saranno, sembrerebbe, 1.288, con un rapporto una casa di comunità 40-50 mila abitanti. Voi sapete bene che i medici di medicina generale hanno al massimo fino a un rapporto di 1.400 abitanti.